Professor Bignami, la NASA ha annunciato in questi giorni l'esistenza di acqua salata sulla superficie di Marte. Ecco, anche prendendo spunto dal suo libro, è una nuova corsa all'oro quella che si sta prospettando? Bella l'immagine, no, moltissima acqua salata anche qui vicino, diciamo. Solo che l'acqua salata su Marte ha dei sali schifosissimi, molto peggio dell'acqua salata marina. La scoperta è comunque importante, al di là dello scherzo, perché dimostra che esiste dell'acqua che può restare anche per breve tempo liquida, il tempo di fare queste colate, proprio perché c'è l'antigelo dentro questi sali che poi si osservano dall'orbita. Questa è la prima volta che si osserva questo dato e la NASA lo usa naturalmente perché sta chiedendo il budget al Congresso in questi giorni. Il suo libro sembra essere uscito nel momento giusto, ovvero dopo la scoperta della NASA. Sarà il secolo in cui lo sguardo dell'uomo si porrà al di là della Terra? Beh, il mio libro è uscito prima, la NASA che mi ha fatto la scoperta apposta, naturalmente. Sì, senz'altro questo sarà il secolo in cui andremo al di là della Terra, non solo lo sguardo, andremo anche fisicamente, prima sugli asteroidi, per allenamento e per farci delle miniere, e poi su Marte a coltivarci gli asparagi. La stazione spaziale è come una palestra di politica che ha insegnato diverse nazioni a collaborare tra di loro. È un insegnamento in questo momento storico? Sì, è importantissimo, anzi è la ragione principale di esistenza della Stazione Spaziale Internazionale che ci ha insegnato a lavorare insieme, russi e americani innanzitutto, però anche europei, giapponesi e tanti altri. Per andare su Marte abbiamo bisogno di mettere insieme anche i cinesi e costruire un'agenzia spaziale mondiale, ma ci siamo vicini.